Beh, siamo qui per questo, senza di loro niente avrebbe senso. Sì, certo, certo. Comunque è un bel impegno. Io appena esco dal lavoro scatta l'inferno. Li parto 2 volte a settimana a nuoto e una lezione di teatro. Tu sei dimenticata il corso d'inglese? Ah, quindi te lo ricordi? Vedi, quel venerdì io li porto a scuola d'inglese. Grazie. Praticamente non mi fermo mai, Stefano. Io corro sempre mattina e sera. D'altronde si tratta del loro futuro. Che fai? Noi andiamo a fumarci una sigaretta. Sì, sì, andiamo. Secondo te quanto durano? Chi? Ma come chi? Gaia è il suo nuovo tipo. Se dura un mese è già un record. Ma tu sai qualcosa di lui? Che ne so, ricco? Che lavoro fa? Quanti anni ha? Non so niente, so solo che c'è una fame terribile. Quando arrivano? Non lo so. Eccoli. Ah, aspetta. Finalmente. Ciao. Lui è il mio angelo. Ma è uno scherzo? È fatto di silicone. Ma costa tanto? Nuovo sì. Nuovo? Cioè vuoi dire che lui è... Mm-hmm. Ma che schifo. Dai, lo sapete che mi piacciono gli uomini navigati, no? Brava, parliamo di cose serie. Ma come se la cava qua il tipo? Meglio di molti altri. Non sbaglia un colpo. Beh, da sapersi. Sì, ti vorrei vedere con uno come lui. In che senso, scusa? Vuoi vedere se ti compra le scarpe, i vestiti, le vacanze e tutto il resto? Come se le donne interessasse soltanto quello. Perché? Interessa qualcos'altro a voi? Certo, i figli, una famiglia. E come no? Ed è lì che ti freghi definitivamente. Paghi il doppio e non scopri neanche più. Carlo? Che c'è? Ma ti rendi conto che cosa hai detto? Che ho detto? Hai detto una cosa orrenda. Ho detto la verità. Veramente, io non ho parole. Ma scusa, ha ragione. Certo che ho ragione. Ha ragione, ma dire, ma lascia perdere. Ma scusa, ha ragione. Scusa. Aspetta, ma lui. Ce l'ha detto lui. Ce l'ha detto lui. Io l'ho detto. È scappato. Ciao Gaia, sono io. Dai, se non vuoi venire tu, per me non c'è problema. Vengo io. Lo so che a volte sembro un po' troppo duro, però dai, ammettilo. A voi donne piace essere prese e messe a tacere. Ma senti questo. Dai, su, chiamami. Tutti matti a me. Ti è piaciuto? Certo. Guarda che roba. Sì, mamma, che succede? La lampadina, quella dell'ingresso, sì, sì, arrivo subito, arrivo subito. Ma che è questo? La famiglia borghese è la base del sistema capitalistico. Noi proletari rivoluzionari dobbiamo batterci contro la famiglia borghese e contro tutte le norme morali, sociali e civili che la regolano. Basta con queste politiche familiari neofasciste e antifemminili del governo. Il nostro compito è quello di rivendicare la socializzazione del lavoro domestico. Ce l'hai un po' di rum? No, perché? Che è successo? Lo stronzo mi ha cacciata di casa. E adesso sta con quella mignotta. Ma chi è la segretaria? La puttanella di 20 anni. Opera. E poi che pensi? Ci sta soltanto per i soldi, mica perché è bello Stefano, no? Per carità, chi l'ha mai detto? Dove stai andando, scusa? Ho un lavoro io. Ho capito, ma parla un po' con me, no? Sì, poi io capisco che è più giovane di me, ma io te la farei vedere questa, te la farei vedere. Brutta, con questa parlata coatta, non puoi capire come parla, si veste in un modo orrendo, c'ha un gusto schifoso. Ti farei vedere con quegli occhialettini tutta precisina così e poi apre la bocca, non puoi capire che cosa dice. Io non capisco, cosa ci può trovare in più di me?
pensato? Questo fine settimana ce ne andiamo al mare da soli io e te. Ciao Gaia, vedo che ti fai desiderare, eh? Forse non mi sono introdotto come si deve. Chi era? Un rompipalle. A che ora torni oggi? Perché me lo chiedi? Così. E tu che fai? Niente. Non dovevi vedere un appartamento a mezzogiorno? Me l'hanno disdetto. Ah, ma stai continuando a cercare, sì? Certo. Ok. Ok. Io lo sapevo. Mi fate schifo! Gaia. Che sei gelosa del tuo giocattolo, vero? Grande amica, una grandissima amica! Vatti a far mantenere da qualcun altro! Vai, sei matta, sei! Fanculo! Che razza di situazione assurda! E vattene a fanculo pure tu! È stato un piacere! Gaia, non lo so, ma credo che questo sia il 69esimo messaggio che ti mando. Alza sto cazzo di telefono. Hai visto? Ti faccio anche ridere, eh? Ma guarda te, hai anche un talento comico. E chi l'avrebbe mai detto? Eppure grosso. Andiamo. Chi la duro la vince. €100 l'ora e 300 tutta la notte. Naturalmente sesso protetto. Domani sera? Sì, si può fare. Perfetto. Allora domani. Tesoro, stiamo andando alla grande. Domani è un altro appuntamento. Se continui così a fine mese ti compro un amico. Magari in biondo. Anzi, no, facciamo nero.